Nel Vangelo mi piace molto questo duetto finale fra Gesù e i primi discepoli. Gesù li chiama e loro rispondono. E se vogliamo, tutta la nostra vita è un po' così. Una domanda e una risposta. Sono le cose che forse ci piacciono di più, anche vedere in televisione quando ci sono questi giochi. Chi fa le domande, chissà se risponde, se risponde bene o risponde male. La vita è così. Ci sono due chiamate fondamentali. La prima chiamata è la chiamata alla vita. La seconda chiamata per noi cristiani è la chiamata a seguire Gesù. Due chiamate. Tutte e due le chiamate, attenti bene, sono un dono, vengono dall'alto. Non siamo noi a discutere sulla chiamata. Voi avete chiesto a Dio di nascere? No. L'avete chiesto ai vostri genitori di nascere? No. Siete venuti al mondo, siamo venuti al mondo, siamo stati chiamati, tolti dal nulla e diventati bambini e uomini. E qui abbiamo Anna, una bambina che adesso verrà battezzata. Ha chiesto lei di essere battezzata? No, ancora non capisce. Fa fatica a chiedere. Il battesimo glielo danno i genitori come la vita. È un dono, è una chiamata. Quindi noi siamo chiamati alla vita e chiamati a seguire Gesù. Attenti. Però per far combaciare le cose serve la risposta. Quando noi rispondiamo, rispondere a una radice, la radice è responsabilità. Cioè rispondiamo quando iniziamo a prenderci delle responsabilità. Allora, appena abbiamo la testa buona, legalmente sarebbero i 18 anni, ma non sempre così, potrebbe essere anche prima. Quando abbiamo la capacità di prendere delle responsabilità, allora rispondiamo. Rispondiamo alla vita e rispondiamo a Gesù. Noi nel cammino sacramentale indichiamo un momento che dovrebbe essere la risposta a Gesù. Voi sapete qual è il sacramento della risposta a Gesù? Chissà se lo sa Ferruccio. La risposta al sacramento, la risposta sacramentale è la cresima. Nella cresima io mi prendo le mie responsabilità di seguire Gesù. Però non è sempre detto che funzioni così. E allora Gesù aspetta fino a quando noi decidiamo di rispondere a Lui. E seguiamo fondamentalmente due strade nella nostra grande decisione di seguire Gesù, in base alla chiamata che capiamo. Una strada è quella del matrimonio e una strada è quella della consacrazione, dell'essere sacerdote ad esempio, o del diventare, che ne so, suora, o consacrarsi in maniera laicale, ci sono diversi modi di consacrare. Ora, quella risposta lì, attenti bene, è una risposta a una chiamata che noi abbiamo già nel nostro cuore, che Dio ci ha già messo nel giorno della nostra nascita e soprattutto nel giorno del battesimo. A un certo momento la decifriamo bene. Io e Daniele abbiamo colto questa chiamata, a un certo momento della nostra vita si è illuminata e abbiamo detto: ci sto, Gesù, ti seguo. Quindi nel cuore di Anna, e parlo ai genitori,
c'è già una chiamata, eh? Quindi se dovesse diventare suora, siate pronti. Lo dico ai genitori e concludo, perché oggi, in questo contesto culturale, forse quelli che hanno più paura di tutti, che uno diventi prete o suora, sono proprio i genitori. Sapete che succede così? E ognuno si faccia la domanda: ma se Gesù ha messo nel cuore di mio figlio la chiamata a diventare prete, e se è ancora piccolino qui, o un po' più grande, io sarei contento? E questo è un problema, eh? Questo è un problema. Perché noi sui figli pensiamo di aver noi la chiamata, che debbano fare quello che noi ci sogniamo, pensiamo, chissà cosa vogliamo che diventino, sicuramente sempre bravi, sempre al top, ma la chiamata gliela dà Dio e loro dovranno rispondere con libertà, non condizionati dalle ansie e dalle paure dei genitori, perché a volte basta un'ansia che viene buttata addosso al figlio e il figlio non è più libero. Non c'è mica bisogno di dire no, non fai questo, anzi magari si arrivasse lì, perché il figlio già decifrerebbe bene cosa capisce, cosa vuole il genitore, e che il figlio non lo capisce, e allora questo diventa più difficile. Allora così, oggi festeggiamo un battesimo adesso e chiediamo a Dio che nel cuore di Anna inserisca non solo la chiamata come sarà, ma anche la capacità di rispondere a questa chiamata, quindi la libertà, e i genitori possano educare questa bambina alla libertà. E tutti voi possiate educare i vostri figli alla libertà per poter essere scelti da Gesù e poter scegliere liberamente di seguirlo.